Cleopatra, ambigua regina d'Egitto. Una donna nota a tutti per il suo leggendario potere di seduzione, che non si ferma di fronte a nulla per ottenere ciò che vuole. La carriera di Cleopatra si basò su calcoli astuti. E per pianificare tutto serviva sangue freddo, che spesso nasconde lati più oscuri. Tutte le fonti ci mostrano questo volto di Cleopatra. Una donna che non avrebbe esitato di fronte a niente pur di fermare l'ascesa di Roma. Questa è l'immagine sovrapposta al personaggio. Ma per scoprire la verità che si cela dietro la leggenda, dovremo tornare indietro nel tempo e scoprire cosa è realtà e che cosa è solo mito. I ricercatori metteranno la sua vita sotto la lente d'ingrandimento, con una serie di esami scientifici, per scoprire se davvero uccise tutta la sua famiglia per sete di potere. Un importante psichiatra analitico studierà la mente di Cleopatra e i suoi lati più oscuri, per metterla a confronto con altri cattivi della storia. Cleopatra, ultima regina d'Egitto, la più grande seduttrice di tutti i tempi. Mossa dal potere e dall'ambizione, la sua vita è caratterizzata da un cocktail di sesso e morte. Le antiche fonti romane la dipingono come una straniera dai facili costumi e una regina malvagia. Cleopatra è affascinante. Fu una delle prime donne di potere dell'antichità, quindi è interessante vedere come usò il sesso, il potere e l'omicidio per raggiungere i suoi scopi. Per scoprire la vera Cleopatra, lo psichiatra David Mallott studierà il suo comportamento per poi posizionarlo sul grafico dei cattivi della storia, mettendolo così a confronto con tiranni del passato come Giulio Cesare, Genghis Khan e Nerone. Cleopatra non si ferma di fronte a nulla per difendere il potere. Avvelena suo fratello di 13 anni per avere il controllo assoluto dell'Egitto. Fa uccidere la sorella minore in un santuario, creando scandalo in tutto il mondo antico. Seduce gli uomini più potenti di Roma per sete di potere. Ma la maggior parte delle storie su Cleopatra sono scritte dai romani, che di certo non la amano. Le fonti romane descrivono Cleopatra come perfetta seduttrice e assassina fredda e spietata, quindi un mostro di crudeltà. Una donna che vuole dominare Roma e seduce gli uomini di potere, a dispetto di qualsiasi legge dello Stato o della natura. Per scoprire la verità sulla regina più famosa d'Egitto, bisogna partire dalla sua infanzia. Cleopatra è figlia del faraone Tolomeo XII e viene educata al potere sin dalla sua nascita. In 300 anni di regno, la sua dinastia, i Tolomei, fa dell'Egitto una nazione fiorente, sul piano economico e culturale, ma a un prezzo terribile. Il potere dei Tolomei nasconde dei lati oscuri. Uccisioni in famiglia e incesto sono frequenti nella storia del regno. E Cleopatra non fa eccezione. Ha due fratelli minori e due sorelle che si contendono ferocemente il potere e la supremazia. E l'omicidio è il modo per regolare i conti. Nel 58 a.C. il padre di Cleopatra fu costretto a lasciare l'Egitto per rifugiarsi a Roma, a causa di una ribellione capeggiata da sua figlia, la sorellastra di Cleopatra. Allora aveva solo 11 anni e la portò con sé a Roma. Fedele alle tradizioni di famiglia, la sorella di Cleopatra fa strangolare in rapida successione suo marito e la madre. Quindi sale al trono d'Egitto. Ma tra i Tolomei la crudeltà è la regola e la vendetta non tarda ad arrivare. Il padre di Cleopatra tornò in Egitto, stavolta con il potente esercito romano, per riprendersi il potere. E la prima cosa che fece fu uccidere sua figlia, la donna che aveva guidato la rivolta contro di lui. Cleopatra cresce in questa famiglia, dove i conti si regolano col sangue. Cleopatra, sin dalla più tenera età, riceve una chiara lezione su come la famiglia gestisce il potere. Devi uccidere i tuoi consanguinei prima che loro uccidano te.
L'assassinio della sorellastra ebbe un grosso impatto psicologico su Cleopatra. Capì che la vita valeva poco e sapeva che il potere andava conservato ad ogni costo, anche passando sui cadaveri dei propri consanguinei. Il messaggio è chiaro. E ce n'è un altro. Se vuole arrivare al potere, deve trovare amici potenti. Cleopatra vide con i suoi occhi qual era la forza dell'esercito romano e capì che era un alleato potente. Ciò ebbe un profondo impatto su di lei e non lo dimenticò mai per il resto della vita. Nel 51 a.C. il padre di Cleopatra muore. Il più grande dei suoi figli maschi, il fratello minore di Cleopatra, è incoronato faraone. Seguendo l'antica tradizione di famiglia, Cleopatra diventa correggente. Lei ha 18 anni, il fratello solo 10. La stessa tradizione vuole che i regnanti si sposino tra di loro. Secondo la tradizione dei Tolomei, i matrimoni tra fratelli cementavano la dinastia. Era una pratica molto antica e in uso presso i faraoni. A noi può apparire perversa, rivoltante. Era un incesto a tutti gli effetti. Non è certo un'unione felice. Molto presto i due cominciano ad attaccarsi. Nel giro di 2 anni la relazione comincia a farsi insostenibile. Il fratello e marito organizza un colpo di stato, depone Cleopatra e la manda in esilio. Non c'era alternativa. Cleopatra doveva lasciare l'Egitto o rinunciare al trono. Ne andava della sua vita, ma poiché era una donna ambiziosa e il trono le spettava per diritto di nascita, anche in esilio cercò in ogni modo di tornare in Egitto. Per farcela, Cleopatra ha bisogno di alleati potenti e durante l'infanzia, trascorsa in esilio col padre, ha imparato dove trovarli. Nonostante la terra fertile e il porto strategico di Alessandria facciano dell'Egitto un paese ricchissimo, il regno dei Tolomei è circondato dall'immenso potere di Roma, l'impero che domina il mondo antico. Se Cleopatra riuscirà a sfruttare a suo vantaggio le mire dei romani sull'Egitto, il trono sarà suo. Roma ha da poco un nuovo padrone, Giulio Cesare, che diventerà il perfetto alleato di Cleopatra. Cleopatra vide Giulio Cesare come uno strumento per restaurare il suo potere, così come in passato suo padre era riuscito a tornare dall'esilio grazie alla forza militare di Roma. Saprà mettere in pratica la lezione imparata dal padre per sfruttare la potenza di Roma e ottenere ciò che vuole? Cesare sbarcò in Egitto il 2 ottobre del 48 a.C. Era l'uomo più potente di tutto l'impero romano. Cleopatra aveva imparato una cosa da suo padre, che era necessario allearsi con i romani per riconquistare il potere. E Cleopatra lo fece, cogliendo la prima opportunità di coinvolgere Giulio Cesare nella sua scalata al trono d'Egitto. L'unico modo per Cleopatra di riconquistare l'Egitto è ottenere l'aiuto di Cesare e la forza delle legioni romane. Cosa può fare una regina in esilio con pochi alleati per ottenere l'appoggio dell'uomo più potente del mondo antico e tornare sul trono d'Egitto? La risposta è qualsiasi cosa. Giulio Cesare, il nuovo padrone di Roma, arriva in Egitto e si trova nel bel mezzo di una faida di famiglia. Cleopatra e suo fratello, nonché marito, sono in lotta per il controllo del regno. Cleopatra è in esilio nel sud del paese, lontano dalla capitale, Alessandria. Capisce che ottenendo l'aiuto di Cesare e alleandosi militarmente e politicamente con lui, può strappare il potere a suo fratello e diventare l'unica regina. Cleopatra torna ad Alessandria in incognito per incontrarlo, ma ora che è stata privata del potere, le rimane un'unica arma di persuasione, se stessa. È il sesso, la chiave per conquistare il potere. Secondo la storia arcinota, Cleopatra pagò un servo perché la avvolgesse in un tappeto e la trasportasse in barca lungo il fiume fino al palazzo di Alessandria, dove Cesare si era stabilito. Una volta lì, appena il tappeto fu srotolato, Cleopatra apparve a Cesare. Ed è così che i due si incontrarono per la prima volta in Egitto. È uno dei più memorabili incontri della storia. Secondo la versione romana, fu un bieco tentativo di seduzione da parte di Cleopatra. Ma era davvero solo un modo per conquistare il cuore dell'uomo più potente del mondo? Andò veramente così? Il paramedico Fred Galvan si servirà di una modella per indagare la fondatezza della storia. Sospetta che le condizioni all'interno del tappeto furono tutt'altro che romantiche.
Utilizzeremo un termometro per misurare la temperatura all'interno del tappeto e vedere come condizionò le funzioni vitali. L'episodio di Cleopatra nel tappeto avviene nell'ottobre del 48 avanti Cristo. In quel periodo dell'anno ad Alessandria la temperatura si aggira intorno ai 21 gradi e si narra che i servi la portano per 500 metri fino agli appartamenti di Cesare. Fred ricostruirà il viaggio in condizioni analoghe. In soli 3 minuti la temperatura all'interno del tappeto sale rapidamente. La temperatura è salita subito a 32 gradi centigradi. Continuerà a salire finché resterà lì dentro e il corpo si surriscalderà. È anche una giornata calda. Fred Galvan analizza gli effetti dell'eccessivo calore sul corpo umano. Infatti, isolato dal tappeto, il corpo della modella aumenta rapidamente di temperatura e anche pochi gradi in più possono diventare un pericolo. Già stiamo mettendo alla prova la capacità del corpo di termoregolarsi. Infatti, essendo avvolta in un pesante tappeto, l'aria non può circolare all'interno, raffreddando il corpo come farebbe normalmente. Dopo 20 minuti dall'inizio del test, la temperatura è di circa 35-36 gradi centigradi. L'aria si è fatta subito soffocante. Come Fred Galvan immaginava, la temperatura inizia a raggiungere livelli pericolosi. Fa davvero molto caldo qua dentro. È quasi impossibile respirare, ho come una sensazione di soffocamento. La temperatura è salita a 37 gradi. A questo punto è il caso di sospendere l'esperimento. Oh mio Dio! L'esperimento dimostra che forse Cleopatra avrebbe potuto restare nel tappeto il tempo necessario ad arrivare da Cesare, ma sarebbe stata un'esperienza sgradevole. Quindi difficilmente sarebbe stata in grado di sedurlo. Infatti la storia sembra più la metafora di un azzardo disperato per riconquistare il potere. La storia di Cleopatra che si svela a Cesare dal tappeto non è solo l'incontro romantico tra due amanti. Basti pensare alla posizione di Cleopatra. Se il fratello avesse scoperto il suo piano, l'avrebbe fatta uccidere. E senza Cesare al suo fianco, sarebbe morta. Aveva quell'unica possibilità di portare Cesare dalla sua parte e farsi ricollocare sul trono d'Egitto. Usò il suo corpo come un'arma. Sapeva che Cesare aveva un debole per le belle donne e anche se lui aveva già 50 anni, lei era una donna giovane e affascinante. Quindi usò tutte le sue arti per conquistarlo. Insomma, sesso o morte? Cleopatra è disposta a tutto pur di sedurre Cesare. L'egittologa Gail Gibson crede che possa aver usato richiami sessuali subliminali per riuscire a conquistare il suo uomo. I greci e i romani avevano in prevalenza gli occhi chiari e utilizzavano la tropina contenuta in una pianta, la bella donna, per rendere la pupilla più grande e scura. La dilatazione della pupilla è associata al desiderio ed era percepita come un richiamo sessuale. Se questo non basterà a far capitolare Cesare, altri cosmetici contribuiranno ad eccitarlo. All'epoca, per rendere le labbra lucide, le donne usavano grasso misto a ocra o succo di bacche di colore rosso. Le labbra sono un elemento importante per una donna e per Cleopatra lo erano ancora di più. Le voleva carnose e sensuali, come sono le labbra di una donna pronta all'orgasmo, e lei voleva apparire seducente e sensuale. Secondo la leggenda, Cleopatra è una donna bellissima. Quindi non avrà problemi a sedurre Cesare, noto donnaiolo. Ma nel museo archeologico di Nicopolis, in Grecia, delle rare monete coniate durante il suo regno ci svelano un altro volto. La cosa importante di queste monete è che rappresentavano un mezzo di propaganda, un modo per mostrarsi e farsi conoscere, dato che circolavano in tutto il mondo romano. Nel mondo antico, sulle monete vengono incisi ritratti accurati dei sovrani. E queste ci regalano una sorpresa. In questa moneta c'è l'effigie di Cleopatra. È molto realistica, come era lo stile dell'epoca, e vediamo che, sebbene la sua bellezza sia leggendaria, qui sembra alquanto brutta. Una realtà testimoniata dallo storico Plutarco, che afferma chiaramente che Cleopatra non è una gran bellezza.
Grazie al computer è ora possibile ricostruire le sue reali fattezze. Ecco come si presentava Cleopatra al tempo in cui inizia la sua storia d'amore e potere con Cesare. Ma se non fu la sua bellezza a farlo capitolare, perché è ricordata come la più grande seduttrice della storia? È noto che per essere bravi a letto non è necessario essere belle. Sappiamo bene, da fonti antiche, che lei aveva una grande personalità. Sapeva parlare più lingue fluentemente e aveva fascino. Quando entrava in una stanza, tutti si giravano a guardarla e smettevano di parlare finché lei non apriva bocca. Aveva una personalità magnetica, un grande intelletto ed era capace di valorizzare i suoi punti forti a livello estetico. Tutto ciò contribuiva a farne un personaggio straordinario. È una storia di seduzione, non di amore. Per Cesare, Cleopatra è una legittima pretendente al trono che lo aiuterà ad estendere la sua influenza sull'Egitto. Per Cleopatra, Cesare è un mezzo per riconquistare il potere e usa tutte le sue risorse per averlo come alleato. La cosa più interessante è che Cleopatra si considerava alla pari degli uomini più potenti della Terra. Usò con grande sicurezza e intelligenza la sua sensualità per riconquistare e conservare il potere. Cleopatra è sotto la protezione di Cesare ad Alessandria. Ora può regolare i conti con Tolomeo, fratello e marito. Vista la tradizione di famiglia, non sarà certo clemente. Tolomeo è furente quando scopre che la sorella è con Cesare. Per 3 mesi lui e l'altra sorella, Arsinoe, li assediano dentro le mura della città. Ma sfidare Cesare non è una buona mossa per il giovane re. Primi mesi del 48 avanti Cristo. Nella battaglia del Nilo, le legioni romane travolgono l'esercito del faraone. I superstiti fuggono e Tolomeo XIII annega mentre cerca di mettersi in salvo. Il peso dell'armatura dorata lo trascina a fondo. Eliminato il fratello, Cleopatra manda sua sorella Arsinoe in esilio a Efeso, in Asia Minore. Cesare ha vinto la guerra e Cleopatra ha riconquistato l'Egitto. Celebrano il loro trionfo sul Nilo. C'è molta differenza di età tra loro. Lei ha 18 anni, lui 52. La natura della relazione tra Cleopatra e Cesare non è molto chiara. Nell'anno successivo al loro trionfo sul Nilo, Cleopatra seguì Cesare a Roma e si stabilì nella sua residenza. Lui le fece erigere una statua. Tuttavia Cesare aveva una moglie a Roma e la maggior parte dei romani non amava Cleopatra. Cicerone infatti disse: "Tutto il male viene da Alessandria". Lo stesso Cesare non cita mai la loro relazione nei suoi commentari, i resoconti ufficiali della spedizione ad Alessandria. Se ci fu una relazione, non divenne mai ufficiale. Cleopatra era l'amante e restava come in un limbo. Le altre amanti di Cesare accettano di restare in disparte, ma non Cleopatra, regina d'Egitto. 9 mesi dopo il primo incontro con Cesare, dà alla luce un figlio e non esita a far sapere al mondo chi è il padre. Cesare non riconobbe mai ufficialmente la paternità del bambino e fu Cleopatra a scegliere il nome. Lo chiamò Tolomeo XV, Filopatore, Filometore, Cesare. Ma per tutti fu da subito Cesarione, il piccolo Cesare. In questo modo Cleopatra pensa di rafforzare la sua posizione in Egitto. Ora ha un erede, il cui padre è l'uomo più potente del mondo romano. L'infido fratello e marito Tolomeo è morto, così come una delle sue sorelle. Cleopatra ha Cesare nel suo letto e un piccolo Cesare nel grembo. Dopo un lungo gioco di seduzione, morte e manipolazione, tutto sembra mettersi bene per Cleopatra. Ma a Roma sta per succedere qualcosa che sconvolgerà il suo mondo perfetto. ...15 marzo del 44 a.C. Giulio Cesare è assassinato. Il perfetto equilibrio creato da Cleopatra sta per andare in frantumi.
Deve essere stato difficile per lei. Dopo essersi trovata sulla cresta di un'onda che sembrava non finire mai, apprendere all'improvviso che l'uomo nel quale riponeva ogni speranza e che era anche il suo amante era stato assassinato brutalmente. Di certo Cleopatra ne fu sconvolta, ma reagì subito. E reagisce nel solito modo, con violenza. Morto Cesare, la corona d'Egitto è di nuovo minacciata da altri pretendenti. Il suo più acerrimo rivale è il fratello minore, Tolomeo XIV, che ha solo 13 anni. Finora non lo ha considerato una minaccia. Tuttavia, poco dopo l'assassinio di Cesare, il ragazzo scompare misteriosamente da qualsiasi fonte storica. Suo fratello Tolomeo scompare da tutte le fonti egizie. Non sappiamo che fine abbia fatto. Ma se ci basiamo sulle fonti romane, lo storico Giuseppe Flavio ci dice che Cleopatra lo avrebbe fatto assassinare. Inoltre cita anche le modalità. Lo avrebbe avvelenato. È la prima volta che appare questo tema ricorrente, la profonda attrazione di Cleopatra per il veleno. Si narra che lo sperimentasse su dei prigionieri per provarne l'efficacia e che lo utilizzasse per eliminare i suoi servi. Un altro elemento a effetto. Ma Cleopatra ha veramente avvelenato suo fratello? Ne ha il movente, probabilmente anche l'opportunità. Ma ha i mezzi per farlo? Solo un tossicologo può darci la risposta. Cleopatra aveva molti veleni a disposizione. C'erano quelli di origine vegetale, ma anche quelli derivati dal metallo, come l'arsenico. Quindi è certo che poteva procurarseli. La prima opzione è il rododendro, che contiene una potente tossina ed è diffuso all'epoca di Cleopatra. Ma il dottor Erickson tende a escluderlo. Sarebbe servita un'enorme quantità di rododendro per preparare un veleno così potente da uccidere una persona. È molto più probabile che abbia usato l'estratto di una pianta, il giusquiamo. Il giusquiamo è una pianta molto interessante. Cleopatra poteva procurarsela perché era un ingrediente di cosmetici e trucchi di cui faceva gran uso per esaltare la sua dignità regale e la sua bellezza. Molti cosmetici contenevano infatti veleno, ma in quantità ridotte per evitare che provocassero intossicazione. Quando si ingerisce del giusquiamo, il corpo è scosso da tremiti violenti. Il cuore va in tachicardia, quindi il battito accelera. Possono subentrare crisi epilettiche e convulsioni. E se la dose è particolarmente forte, può provocare la morte. Quindi non è il veleno giusto per un omicidio rapido e pulito. Il giusquiamo ha un'azione lenta, quindi non è il mezzo ideale per liberarsi di qualcuno velocemente. Rimane l'aconito, l'estratto altamente tossico dell'omonima pianta delle ranuncolacee. È un estratto che anche a piccoli dosaggi può essere letale. Il suo effetto sul corpo umano è stato ampiamente dimostrato ed è devastante. I sintomi dell'avvelenamento da aconito sono vomito e diarrea. Il veleno agisce rapidamente tanto da causare insufficienza cardiaca e respiratoria. È difficile da riconoscere. Si può mettere in una bevanda o nel cibo. Era molto facile reperire questo veleno ai tempi di Cleopatra. È una possibile spiegazione, anche se non ci sono testimonianze precise su cosa utilizzò per eliminare suo fratello. Ma questo poteva essere perfetto. Gli antichi consideravano l'aconito il re di tutti i veleni. E quale scelta migliore per una regina del re di tutti i veleni? Sarebbe stato molto semplice per Cleopatra somministrare al fratello una piccola dose di aconito, ed è probabile che lo fece. Era una donna molto ambiziosa. Era il lato oscuro del suo carattere. La sua priorità era la sopravvivenza politica e la vita del fratello era sacrificabile. Il profilo psicologico di Cleopatra non è certo dei migliori. Il fatto che Cleopatra abbia ucciso un familiare così stretto come suo fratello è un chiaro indice di comportamento psicopatico. Uccideva senza provare colpa o rimorso. Cleopatra si sbarazza di suo fratello, ma senza Cesare è ancora vulnerabile. Per conservare il trono ha bisogno di nuove alleanze. Il sesso e la seduzione hanno funzionato in passato. Perché cambiare una formula vincente? Mette gli occhi su Marco Antonio, 42 anni, uno dei migliori generali di Cesare.
In quel momento l'impero romano è diviso a metà tra Oriente e Occidente e Marco Antonio controlla l'intera parte orientale. Cleopatra, regina della seduzione, ha scelto un nuovo obiettivo. Voleva mantenere stretto il legame con Roma per restare ben salda sul trono e avrebbe fatto di tutto per impressionare Marco Antonio. Cleopatra non si pone limiti pur di estendere il suo già decennale potere sull'Egitto. Lo spettacolo sta per cominciare. Il loro primo incontro fu leggendario. Lei aveva 28 anni, era nel fiore degli anni. Cleopatra organizzò un grandioso spettacolo. Arrivò su una barca con il timone d'oro e i remi placcati d'argento, profumi nell'aria. Si vestì come la dea Afrodite. E quando si incontrarono, fu il colpo di fulmine. È l'inizio di una storia leggendaria, alimentata da una potentissima miscela di passione e potere. Cleopatra e Marco Antonio vivranno una stagione di eccessi. Cleopatra e Marco Antonio erano entrambi molto competitivi e cercavano di superarsi a vicenda. Una volta Cleopatra scommise che avrebbe consumato un pasto da 10 milioni di sesterzi, pari a circa 100 milioni di dollari. Aveva due enormi perle. Ne prese una e la mise a sciogliere in una coppa di aceto, che poi bevve. Riuscì letteralmente a bere 100 milioni di dollari in un sorso. Sciogliere perle nell'aceto. Una delle grandi leggende sulla vita di Cleopatra usate dai romani per descrivere la sua bizzarria. Ma le fonti romane sono attendibili? Ora procederemo a ricostruire il famoso episodio, quello in cui Cleopatra avrebbe sciolto una perla nell'aceto. Prendiamo questa perla coltivata. Ed ecco il gran momento. Facciamola cadere. Vediamo che sul fondo del bicchiere si crea una reazione e sulla superficie della perla, molto lentamente, si comincia a formare dell'ossido. Quando le bollicine diventano abbastanza grandi, salgono in superficie. Molto lentamente la perla si eroderà per via della reazione chimica con l'acido acetico, man mano che si formano bolle di ossido di carbonio. Funziona, ma il dissolvimento della perla è molto lento. In pratica ci risulta molto difficile credere che Cleopatra sia riuscita a sciogliere una perla nell'aceto e poi a bere la soluzione così ottenuta. Il processo è troppo lungo per combaciare con la storia di un numero ad effetto sfoderato durante un banchetto. Sembra più un tentativo mal riuscito da parte degli autori romani di demonizzare Cleopatra. Non c'è dubbio al riguardo. Cleopatra era una grande seduttrice. La sua fu una vita di eccessi. Ma questa storia dimostra che gli autori romani erano più interessati a creare aneddoti che a raccontare la verità. Ma una storia è certamente vera. Tra Cleopatra e Marco Antonio inizia una grande passione. Una relazione costruita su una miscela esplosiva di potere e sesso che distruggerà entrambi. Cleopatra e Marco Antonio sono la coppia più potente del mondo antico e la regina d'Egitto è più potente che mai. Cleopatra era una donna appassionata e amava fare le cose in grande. È proprio ciò che fece quando si presentò da Cesare avvolta in un tappeto, cercando di attirare l'attenzione dell'uomo che voleva portare dalla sua parte per conquistare il potere. Marco Antonio diventa il grande amore di Cleopatra. C'era sicuramente un legame carnale incredibilmente forte tra loro due. Se si parla dei grandi amori nell'antichità, non si può non ricordare la travolgente passione tra Cleopatra e Marco Antonio. La reazione chimica doveva essere incredibile. Nella loro unione c'è molto più che passione. Cleopatra e Antonio controllano i territori orientali che si estendono dall'odierna Armenia alla Libia. Dovendo definire la relazione tra Cleopatra e Marco Antonio, possiamo dire che la formula era passione più potere. L'energia a livello sessuale alimentava la lotta politica. L'insieme dei territori orientali controllati da Marco Antonio più l'Egitto di Cleopatra equivale a un territorio immenso, ma Cleopatra vuole assicurarsi il pieno controllo del suo regno. La parete posteriore del Tempio di Dendera è un gigantesco manifesto che proclamava al popolo che Cleopatra era la sola e unica regina d'Egitto. Lo sappiamo perché, secondo le convenzioni egizie, la figura più importante
è quella situata all'estrema sinistra di chi guarda la parete. Qui c'è un ritratto monumentale di Cleopatra su scala colossale, che occupa tutta la parte sinistra della parete. Questa parete è un manifesto lungo 42 metri, che fa capire al popolo egizio chi comanda. Questo ritratto idealizzato di Cleopatra non solo la raffigura irrealisticamente bella, ma fa derivare la sua dignità regale direttamente dalla dea Iside. Iside, nel primo secolo, è la dea universale. Assicura l'armonia cosmica e il dominio su tutto l'universo. Cleopatra è la sua reggente sulla Terra. Quindi la dea Iside investe Cleopatra di una sovranità divina universale, permettendole di governare in sua vece il mondo terreno. E le due regine agiscono insieme, la regina celeste e quella terrena. Dal brutale e incerto mondo della sua infanzia, Cleopatra crea una base di potere stabile dalla quale domina l'Egitto. Per raggiungere l'obiettivo, elimina sistematicamente i suoi fratelli. Ne resta in vita uno solo, la sorella minore Arsinoe. Cleopatra e Arsinoe erano sorelle, ma erano anche rivali per il trono d'Egitto. Per tutta la vita si batterono duramente per il potere, per raccogliere l'eredità dei faraoni d'Egitto. Con Arsinoe ancora in vita, la posizione di Cleopatra non è sicura. E c'è solo un modo per chiudere la partita. 41 a.C., Efeso, Asia Minore. Arsinoe vive in esilio in un sito religioso che le garantisce protezione, secondo regole antiche. Cleopatra non può avvicinarsi, ma il suo amante sì. Cleopatra chiede a Marco Antonio una prova d'amore, l'omicidio. Il rispetto dei luoghi sacri non ha valore per lei. Fu qui, sugli scalini del tempio di Artemide ad Efeso, che Marco Antonio, l'amante di Cleopatra, commise l'omicidio di Arsinoe, la sorella di Cleopatra, per ordine di quest'ultima. Un crimine che scandalizzò tutta Roma. Nuove e inconfutabili prove avvalorano la tesi secondo cui la sorella di Cleopatra morì in questo luogo. Gli archeologi credono di aver trovato la tomba di Arsinoe. È un sepolcro che risale a quel periodo e contiene i resti di una donna di nobili origini. Inoltre, ci sono le tipiche decorazioni egizie e c'è una sola nobile egizia vissuta ad Efeso nell'epoca in cui la tomba fu costruita. Con l'uccisione di Arsinoe, Cleopatra eliminò la sua ultima rivale al trono. Divenne l'unica sovrana. Aveva vinto la dura lotta per la sopravvivenza nella dinastia dei Tolomei e con Marco Antonio al suo fianco, ora il futuro sembrava assicurato. Cleopatra si spinge fino alle estreme conseguenze del suo agire criminale. L'uccisione del fratello può essere interpretata come un delitto politico, ma l'assassinio di un altro familiare molto stretto, la sorella, mi fa capire che alla base di tutto c'è un chiaro comportamento psicopatico. A Roma, Ottaviano, che controlla le province occidentali, alimenta il malcontento nei confronti di Cleopatra e Marco Antonio. Crede che ormai il generale di Cesare sia soggiogato dalla malefica sovrana. Marco Antonio ha rinnegato le sue origini. Un affronto imperdonabile per l'orgoglio di Roma. La guerra è inevitabile. Lo storico Mike Begi si reca ad Azio, in Grecia, sulla scena della battaglia navale che deciderà il conflitto. È a tutti gli effetti una guerra civile, ma Ottavio la presenta come il confronto tra Roma e una pericolosa minaccia straniera, Cleopatra. Ottaviano distrugge la reputazione di Cleopatra, che passerà alla storia come la regina meretrice, per motivare la sua risposta. Peggiore la reputazione del nemico, più la guerra appare giusta. Ora Ottaviano ha la giustificazione morale e politica per schiacciare Cleopatra e Marco Antonio e prendere il controllo di tutto l'impero. La guerra scoppiò il 31 a.C. e Marco Antonio partì subito col piede sbagliato. Con una mossa a sorpresa, Ottaviano lo bloccò nella baia di Anzio. Azio è sulla costa occidentale della Grecia, al centro dei due fronti. A ovest c'è Roma e a sud-est c'è l'Egitto. Chi vincerà qui conquisterà il mondo.
Rimasero in stallo per settimane, fino a quando Marco Antonio riuscì a spezzare l'accerchiamento, prendendo il largo con le sue navi da guerra. Erano molto più grandi e quindi più pesanti di quelle di Ottaviano, che rispose portando la sua flotta in mare aperto, dove l'agilità e la maggiore capacità di manovra le avrebbe messe in condizioni di vantaggio. Una volta al largo, Ottaviano è in posizione di vantaggio e preme per sfruttarlo. La situazione ad Azio è disperata per Cleopatra e Marco Antonio. Circondati e in inferiorità, non possono vincere. Nel bel mezzo della battaglia, Cleopatra decide di scappare e salvarsi. Secondo le cronache, nel pieno della battaglia, la nave di Cleopatra ruppe lo schieramento al centro, spiegò le vele e fece rotta verso l'Egitto. Antonio, l'amante disperato, le corse dietro, lasciando il resto della sua flotta senza guida. Per Cleopatra, l'ora più buia si avvicina. La battaglia di Azio fu un disastro. Lei abbandonò Marco Antonio. L'istinto di conservazione prevalse su qualsiasi fedeltà al suo amante. La sconfitta di Azio è una prova senza appello. È l'inizio della fine per Cleopatra. Ottaviano costruisce un grande tempio che si affaccia sulla baia per celebrare il successo. Sa bene che Azio è il punto di svolta e che ora più nulla lo separa dalla conquista del potere assoluto. Deve rimettere insieme i pezzi e l'intera posta sarà sua. Da questo momento, Cleopatra e Marco Antonio sono due fuggiaschi, sconfitti e braccati. Provo una certa compassione per Cleopatra, perché non riuscì mai ad emanciparsi del tutto come donna e ad operare con le sue forze. Dovette sempre allearsi con un potente romano per andare avanti. Alla fine scelse il romano sbagliato e fu condannata alla rovina insieme a lui. Cleopatra e Marco Antonio fuggono in Egitto e si rifugiano dentro le mura di Alessandria. È solo questione di tempo. Ottaviano è già sulle loro tracce. Nel 30 a.C., Ottaviano giunse alle porte di Alessandria. Marco Antonio si trafisse con la spada, morendo tra le braccia di Cleopatra. Si dice che ella pianse disperatamente. Aveva perso l'unico amore della sua vita. Ottaviano può ora disporre di Cleopatra come crede. Portarla a Roma in catene, mostrarla al popolo come trofeo e poi farla giustiziare. È così che i romani trattano i nemici sconfitti. E anche lei dovrà subire la stessa sorte. Cleopatra non ha alternative. La storia è giunta all'ultimo atto. Cleopatra regna per ben 20 anni in Egitto, ma a 39 anni la fortuna le volta infine le spalle. Ottaviano entra ad Alessandria e la fa prigioniera. Per una donna abituata a controllare il suo destino, rimane una sola possibilità: decidere come morire. Secondo fonti romane, muore come ha vissuto, con un grande gesto drammatico. Si narra che si uccida facendosi mordere da un serpente velenoso. Un coltello sarebbe stato troppo banale. Ma è una storia vera o solo un'altra leggenda, come quella della perla? Un esperto di rettili ha indagato sulla morte di Cleopatra. È possibile che abbia trasformato un serpente in un'arma? O è una ricostruzione fantasiosa? In Nord Africa sono due i serpenti più velenosi: la vipera e il cobra. Partiamo dalla vipera africana. Le vipere sono dei predatori e colpiscono con rapidità. Le vipere africane hanno un veleno molto tossico, che attacca i tessuti e causa necrosi della pelle. In pratica i tessuti marciscono. Può portare al collasso gli organi vitali. Il sangue non si coagula e si può morire di emorragia cerebrale. La morte provocata dal suo morso è lenta e dolorosa. Non certo l'ideale. Il cobra egiziano è forse un'alternativa migliore? Il veleno del cobra egiziano è prodotto dalle ghiandole velenifere poste nelle guance dietro gli occhi, che ne possono contenere fino a 300 milligrammi. Per una dose letale per un essere umano ne bastano 10-15 milligrammi. Quindi un serpente ha veleno sufficiente ad uccidere 30 persone.
Quando il cobra morde, inietta un veleno neurotossico che attacca il sistema nervoso. Ci sono persone morte in pochi minuti a causa del morso di un cobra egiziano. Se Cleopatra deve morire per il veleno di un serpente, il cobra sembra l'alternativa meno sgradevole. Ma prima deve farsi mordere. La cosa non è facile come sembra. I serpenti attaccano solo se provocati. Useremo questo braccio artificiale per stuzzicare il serpente e toccarlo. Vedremo se è facile riuscire a farsi mordere. Bisogna innervosire il serpente o afferrarlo per farsi mordere. Sto facendo un po' più di pressione, ora vediamo che si agita, come fa normalmente un cobra. Ora il cobra sta attaccando e cerca di iniettare il veleno. Se guardate bene, si nota che, mentre mordeva ripetutamente l'arto, il cobra ha perso uno dei denti che inietta il veleno. Già ora sulla mano c'è veleno sufficiente ad uccidere parecchie persone. Provocare un serpente per farsi mordere non sembra la morte più dignitosa per Cleopatra, ma se era determinata a uccidersi così, probabilmente ci sarebbe riuscita. Cleopatra sapeva che stava per morire. Optò per una fine drammatica, col morso di un serpente. Da un punto di vista psichiatrico, mostra un gusto per la teatralità, che era un aspetto centrale della sua personalità. Cleopatra regna sull'Egitto per ben 2 decenni. Conquista il potere tramando contro i suoi fratelli e arrivando a ordinarne la morte, e lo conserva grazie alle sue spietate doti politiche e alla sua arma segreta, la sensualità. È istrionica, intelligente e molto, molto pericolosa. Come possiamo classificare Cleopatra, confrontandola con gli altri cattivi della storia? Il suo comportamento è mosso da un obiettivo, come quello di Giulio Cesare e Genghis Khan. Ma c'è un lato più oscuro. Cleopatra mostra i chiari segni di un comportamento psicopatico. Uccide suo fratello, ordina la morte di sua sorella, tutto per conservare il potere. Il suo comportamento la avvicina di più ad altri spietati assassini, come Caligola o Attila, re degli Unni. Ma è solo una parte del suo profilo. Cleopatra vuole essere al centro dell'attenzione e ama i gesti spettacolari e a sorpresa, come farsi portare in un tappeto da Cesare o sedurre Marco Antonio con lo sfarzo e infine morire con un morso di serpente. Nel suo comportamento, Cleopatra mostra i segni del disturbo da personalità istrionica. Ha un disperato bisogno di essere ammirata da una vasta platea. Cleopatra ha una personalità istrionica molto accentuata. Ha un gusto drammatico e teatrale. Ama rappresentarsi come una divinità, sfila in trionfo sul Nilo, si presenta da Cesare avvolta in un tappeto. Persino la sua morte per un morso di serpente è un estremo atto teatrale. Tutto ci conferma questi aspetti della sua personalità. Quali altri personaggi della storia hanno una personalità simile? Cleopatra mi ricorda Caterina la Grande, imperatrice di Russia. Erano entrambe donne potenti in un mondo di uomini, entrambe affascinanti e intelligenti. Con un gusto per la teatralità e, all'occorrenza, sapevano colpire a sangue freddo e in modo spietato. Questi tratti della personalità consentono a Cleopatra di sopravvivere in un'epoca turbolenta. I suoi metodi sono spietati, ma funzionano. Di certo, però, non poteva sapere che sarebbe stata l'ultima regina d'Egitto. Dopo la sua morte, i romani occupano il paese, che diventa una provincia come tante dell'impero. L'Egitto, per il quale Cleopatra ha combattuto, una civiltà con migliaia di anni di storia, finisce per sempre.